Feng Shui, dove posizionare una pianta di aloe vera in casa per allontanare le energie cattive. Prima di continuare, se ti va, lascia un mi piace, per supportare il nostro lavoro su pianta succulenta. In questo video, scopriremo il potere speciale dell'aloe vera secondo il Feng Shui e come curarla per massimizzare le sue energie protettive. L'aloe vera non è solo una pianta decorativa, ma è anche un potente alleato nel Feng Shui. È conosciuta per allontanare le energie negative e funge da scudo protettivo contro l'invidia. Vediamo insieme dove posizionarla in casa per sfruttare al massimo questi benefici. Primo, all'ingresso della tua casa. Posizionare qui una pianta di aloe vera aiuta a bilanciare l'energia che entra dall'esterno. Puoi anche metterla sulle finestre o sul balcone. Secondo, nell'angolo dell'abbondanza. Questa zona è legata a prosperità e successo, quindi una pianta di aloe vera qui potrebbe attirare denaro e fortuna nei tuoi progetti di lavoro. Terzo, in camera da letto. L'aloe vera purifica l'aria e crea un ambiente rilassante, perfetto per un buon riposo notturno. Posizionala vicino a una finestra o una porta. Ora, come prendersi cura della tua pianta di aloe vera? È semplice. Ha bisogno di luce naturale, ma attenzione alla luce solare diretta intensa. La temperatura ideale varia tra 17 gradi centigradi e 27 gradi centigradi. Ricorda, l'aloe è una pianta succulenta, quindi va annaffiata con moderazione. Usa un terreno fertile e ben drenato. E durante la stagione della fioritura, applica un fertilizzante specifico per succulente. Vuoi far crescere più piante di aloe vera? È facile! Aspetta che le piantine raggiungano circa 20 cm, poi tagliale con cura e trapiantale. Se non vuoi riprodurla, taglia comunque i germogli per mantenere la pianta madre sana. Questo è tutto per oggi. Grazie per aver seguito questo video. Speriamo che queste informazioni ti aiutino a creare un ambiente più armonioso e protettivo nella tua casa. Se questo video ti è piaciuto, segui il nostro canale Pianta Succulenta. Lascia un mi piace a questo video e se hai qualche domanda o qualche pensiero da condividere, sentiti libera di commentare.